Bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando. Attivate la campanella così non vi perdete niente, perché questa è la settimana chiave per capire che Juve sarà della prossima stagione, perché già 4 acquisti sono stati fatti: Douglas Luiz, Kefren Turam, Di Gregorio e Cabal. Però, come ha detto il nostro amministratore delegato Giuntoli, serve un giocatore al reparto, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Voi nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente, continuate a supportarci con mi piace, commenti e iscrizione. Tutto quello che creiamo è creato da noi. Se qualcuno vuole collaborare con noi, basta che ci contatti in privato, abbiamo anche un secondo canale. Noi vogliamo crescere come canale, più cresciamo, più portiamo contenuti, format e portiamo qualche ospite, però abbiamo bisogno della nostra community. Allora fateci crescere. E allora, come ha detto Giuntoli, ci servono 3 giocatori, un giocatore al reparto, per i 3 reparti, un attaccante, un centrocampista e un difensore. Il difensore e il centrocampista già lo sappiamo, Todibo e Koppo Meyers. Io penso che Koppo Meyers entro questa settimana sarà alla Juve, perché se già si arriva ad agosto la vedo più complicata, perché ad agosto si possono inserire altre squadre. Se la Juve lo vuole e deve chiudere entro questa settimana. Poi l'attacco. L'attacco è un'incognita, perché a oggi non sappiamo quanti attaccanti escono dalla Juve e quanti ne entrano, perché sappiamo che sul mercato c'è Chiesa, Soulé e Milik. Quelli sicuri che restano sono Yıldız e Vlahovic. Ricordiamo che su Yıldız c'è stata una super offerta del Chelsea, però la Juve l'ha rifiutata. In questo periodo sta trattando l'ingaggio, prende 300.000 euro, lo vogliono portare a 1 milione. Però il problema qual è in questo momento con Yıldız, che ha cambiato il suo entourage? Devono trovare gli accordi, perché gli accordi vecchi non valgono più. Però il problema Yıldız non c'è, perché la Juve ha rifiutato una super offerta dal Chelsea. Poi, se il Chelsea, signori miei, torna con 130-150 milioni di euro per Yıldız, la Juve non dice di no, la Juve lo impacchetta e lo spedisce a Londra. Dobbiamo essere onesti su questo. Però vi stavo dicendo, quelli sicuri che partono in attacco sono Federico Chiesa, che è fuori dal progetto. Già l'abbiamo visto l'atteggiamento, che tu cominci a ritirare e ti sposi, ognuno poi va per la legge, perché ci sono 3 settimane di ferie, c'è la settimana per il matrimonio, tutto secondo legge. Però secondo la morale, se tu vedi che i tuoi compagni sono a fare un ritiro fondamentale per il futuro, se tu davvero vuoi stare alla Juve, dovevi rinunciare al matrimonio, oppure farlo prima o farlo dopo. Però ognuno la pensa come vuole. Io la penso in questo modo, voi la pensate in un altro modo, ma è giusto così. Questa è la cosa bella anche di questo canale, che è un canale libero, ognuno la può pensare diversamente. Vi stavo dicendo, sicuri c'è Milik, che non fa parte del progetto, e lo stesso Soulé. Se escono tutte e tre, tu devi andare a prendere 3 attaccanti. Se ne esce uno, ne devi prendere uno. Se ne escono due, ne devi prendere due. E sull'attacco c'è un'incognita. L'unica certezza in attacco che sono Vlahovic e Yıldız. A oggi sembrano incedibili, però se arrivano offerte irrinunciabili, a oggi alla Juve non è nessuno incedibile. Discorso Soulé: io capisco che poi uno li chiama Cesaroni e si offendono pure, perché io ho letto in questo weekend, che mi piace anche andare a vedere cosa scrivono gli altri giornalisti, tifosi delle altre squadre, e ho sentito davvero delle cose ridicole. Ho sentito che scrivere che, siccome il giocatore ha l'accordo con la Roma, 5 anni a 2 milioni e mezzo, il prezzo lo fa la Roma. Ma ci rendiamo conto cosa scrivono? Allora noi, siccome abbiamo l'accordo con Koppo Meyers, con Todibo, andiamo dal Nizza, andiamo dall'Atalanta e diciamo: sì, siccome noi abbiamo l'accordo, il giocatore vuole con noi, ci paghiamo per Koppo Meyers 40 milioni, per Todibo ne paghiamo 15, va bene così, fermiamo? Ma io questo non riesco a capire. La loro sicurezza, come dicono, noi abbiamo questa società forte, non ci facciamo mettere le mani al collo da nessuno sul mercato, come lo scorso anno con Scamacca. Sì, ma alla fine l'hai preso Scamacca? No, Scamacca è andato all'Atalanta. Tu hai preso Lukaku, l'hai pagato
10 milioni di prestito più 7 di ingaggio, 17 milioni per un anno. Non mi sembra che hai fatto una grandissima offerta, una grandissima operazione di mercato. No, l'offerta è buona, l'operazione è fallimentare. Poi io non ti sto dicendo che Sulé non va a Roma. Sulé va a Roma, ma le condizioni della Juve. Se tu vai alla Juve, vai a Torino, vai in Germania, vai dove vuoi, e in questo momento dice alla Juve ti do 30 di parte fissa e il bonus invece di 5 te ne do 2, Sulé prende le sue cose, la sua valigia, il suo trolley e vola a Trigoria. Non sto dicendo che Sulé non va a Roma, qualcuno forse ha capito male, non sto dicendo che Sulé non va a Roma, Sulé va a Roma, però alle condizioni della Juve. Se a oggi l'offerta della Roma è quella che si parla, 28 più sulla futura rivendita, e stiamo vedendo il casino che sta succedendo sulla futura rivendita fra Basilea, Bologna e ora anche la Roma, la Juve non si mette in questo casino. Tu vuoi Sulé? Per te Sulé è fondamentale? Sono 30 di parte fissa più. Non voglio 5 di bonus, ne voglio 2, però sono quelle. Senza quella cifra il giocatore non si muove. Voi che dite che non avete l'accordo, è vero? Giustamente, fra Leicester e Roma, Sulé preferisce la Roma, però occhio, occhio, perché in queste ultime ore non si muove solo il Leicester dalla Premier, ma c'è una squadra che un anno fa ha vinto una coppetta, la stessa coppa che avete vinto voi, il West Ham. Non mi sembra che il West Ham sia il Leicester. Se West Ham si muove, e secondo me in questo momento West Ham e Roma sono alla pari come livello, come struttura, non lo so perché non conosco le strutture di Roma e del West Ham, ma come valore sono alla pari. Non so se ancora soleva bene l'accordo con la Roma, se il West Ham comincia a dare invece di 2 ne da 3 ne da 4. Allora occhio, occhio. Poi, sulla cosa, sulle parti, su questo siamo d'accordo tutti. E un altro nome che parte sicuro è Arthur. Arthur non fa parte del progetto. E il suo procuratore, se non mi sbaglio che ancora è Pastorello, dovrebbe andare a cercare una squadra. Poi, nelle ultime ore si è fatto avanti il Como. Ma il Como dice sì che lo vuole in prestito, però c'è una cosa da fare. La Juve lo vuole cedere a titolo definitivo. Non ne vuole più sapere di Arthur. Non ne vuole più sapere. La Juve è disposta a aiutare il Como. In questo anno gli paga anche la metà dell'ingaggio, però vuole l'opzione che se tu ti salvi ti compri Arthur al 100%. Se il Como sul contratto firma questo, che con la salvezza il riscatto di Arthur è confermato al 100%, Arthur sarà un nuovo giocatore del Como con l'ingaggio pagato a metà dalla Juve, perché la Juve l'ha mandato fuori dal progetto. E allora non sto dicendo che sulle resta, se arriva l'offerta che vuole la Juve, perché la Juve lo vende, è il venditore che fa il prezzo, non il compratore. Se è il compratore, io volevo una Ferrari e siccome sono un compratore la voglio a 10.000 euro, me la devi vendere a 10.000 euro. No, il prezzo lo fa il compratore. Però c'è sempre discussione su tutto. Voi nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ricordatevi, questa è una settimana decisiva per il mercato della Juve.